più. Amici, buongiorno. Finalmente siamo partiti. Oggi abbiamo esagerato. Partire per le vacanze a 1:15. Solo noi, ragazzi, solo noi. Oggi abbiamo un po' esagerato. Ah, perché l'anno scorso no. L'anno scorso no, verso mezzogiorno. No, era più tardi il volo. Allora, siamo in partenza per la Puglia, volevamo partire presto. Mattia, svegliamoci alle 9, nel giro di un'ora dobbiamo scendere. Era una battuta, era morena. Vabbè, io mi sono svegliato. Alle 10:15, non so, alle 9 mi ha detto, non è vero, sono le 8. Cioè, mi fai passare pure per bugiarda. Comunque, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un pensierino per i nostri amici. Caffè, giro, siamo arrivati anche da mamma a prendere l'ombrellone perché ce l'avamo dimenticato. Ce lo stava lanciando dietro. Pure mia mamma, meno male che non ha... La lancia romana. Sì. Sono rubato due percoche nel frigo. La drinco di percoche. E ora finalmente siamo in partenza. Stamattina volevamo andare subito a mare arriviamo entro mezzogiorno a Gargano a mare, che sto cazzo, cioè scusate la parolaccia. Facciamo l'aperitivo in spiaggia. Guardate da lì. Sì. Vabbè, ti lascio guidare. Buio. Vabbè. Con la macchina ovviamente del papi si viaggia. Assolutamente, comodi. In comodità. Ok. Saranno forse le 5:30/6, ma finalmente siamo in spiaggia. Abbiamo anche un vicino cagnolofo e come dice Miss Strawberry Fields Lolla, li troviamo ovunque. Gli rompiamo le scatole ovunque, guarda quanto è carino. Mi sono già tosta il pareo e ora mi vado a raggiungere il mio fidanzato che già sta in acqua a farmi un bel tuffo. L'ho visto che è tutto ciottoloso, io avevo già le scarpine da mare, quindi ora mi metterò le scarpine da mare, le avevo già comprate e mi tufferò. Non vedo l'ora. Non porto la telecamera per evitare di romperla, però vi faccio vedere un pochettino. Amore, amo, è sordo, non ci arriva la voce. Poi ci vuole un sacchetto. Buongiorno. Vai. Amici carissimi, siamo qui nel cuore della, forse nella gola della Puglia, un po' più su. Siamo a Chenosa di Puglia per assaggiare tutte queste specialità internazionali americane e francesi. Però c'è qualcosa di pugliese. Sì. Croissant, brownie e biscotti e marzapane fatte da una nonnina qua a fianco. Devo assaggiare. Che ha combinato il dottor Esposito? Sono un pasticcione. Hai sporcato la maglietta? No. È registrato. Allora mi devo mettere bene. La foto ricordo stai facendo. Si è sporcato un dottore? Questa è l'anguria migliore del mondo. La potete trovare solo a Chenosa di Puglia.
deve lavorare per la Proloco. Comunque poi ieri abbiamo bloccato il vlog così, ieri sera eravamo troppo stanchi per continuare. Cioè, ah sì. Abbiamo lasciato a mare, abbiamo lasciato così. No, no, siamo sopravvissuti. Alla giornata di mare e siamo arrivati con un percorso lungo e tortuoso. Finalmente a Canosa di Puglia, dove stiamo pernottando, dove abitano dei nostri cari amici. E ieri sera abbiamo passato... Ci hanno portato a fare... Il giro della macchina. Il giro della città in 2 minuti, non scherzo, no, è più grande di quello che si possa pensare. Quindi abbiamo passato serata con loro, avevo anche chiesto se volevano entrare nel vlog, però alla fine non mi sembrava, ieri sera eravamo troppo concentrati a salutarci, a parlare eccetera, quindi eventualmente stasera. Poi stavo senza trucco, insomma. Ah, era carino ieri sera. Io non so neanche a chi dei due sto tagliando, se sto illuminando. Come sa questo biscotto a marzapane? Marzapane? Che marzapane? Abbiamo provato quello al cioccolato. Forse il cioccolato mio. No, io invece amo il caffè, la moca a tavola. Bellissima. Che la preferisco alla cialda mille volte, come fa il caffè. Mi piace un caffè lasca. Traduci per i non napoletani? Diluito. Ok. Mi piace queste tazzine usate un po' bucate. Questa qua dovrebbe essere Maison du Monde. No, non è Maison du Monde, ma Simil. È molto carino. Apriamo il brownie. Sì, faccio. La nota dei capitelli. Notiamo il capitello. Ci racconti, maestro, come dice l'amico tuo. Io so in realtà poco, però questo è, diciamo, quello un po' più famoso di Canosa, ma non solo. Mi stai riprendendo? Sei appena entrato nel mio vlog. Benissimo. No, anche la signorina! Non sono una guida turistica. Poi se hai qualche delucidazione in più, puoi dare qualche delucidazione in più sul mausoleo di Baimondo? Dobbiamo leggere. È un principe, questo. Questo l'abbiamo capito, perché non credo che un umilino. Allora, da quel che ricordo, dovrebbe aver partecipato alle crociate. Sì. È un principe delle crociate. Sì, è vero. Sì, non so se è morto in una crociata o meno, però. Mi informerò e le farò sapere come i colloqui. Allora, cosa stava dicendo, signorino? Dicette la traduzione sotto. No. Dicetto Monica Campana. Poi io priata San Gennaro. Poi con questo sventamento sbagliata. Dicetto Monica Piero Rutte. Amore. E gatina su. Cioè, voi avete capito che devo sopportare io. Questo vino è brutto, ma saluta, chiudere sana e chiudere brutto. Vuoi l'orecchio, amore? Contienilo. E l'orecchio? La salute dell'orecchio? Sano o rotto l'orecchio? Ah, l'orecchio, l'orecchio. Il naso? Il gomito? Cioè, femmina creare, faccia di non bene. Vabbè, io questo vlog lo devo intitolare I mille detti di Marco Esposito. E chi se scete mattina guaragno guarril. Che sarebbe chi non dorme non biglia pesce, praticamente. Detto in testa. Ieri mattina. Lo sanno. Ah già, perché ho visto un blog. Ma io sto inquadrando. Ma io sì. Se ma siamo all'interno di un canoso. Facciamo una panoramica dalle tue spalle, che ci sta la villa, giusto, la villa. Scema avrei la villa comunale, scema avrei l'ipogeo. L'apogeo, allora. Stema, amore. Stema. Stema. Stema, adesso. Stema. Stema faceva l'aperitivo. Aperitivo, che è? Stema, la villa di Canale. Stemma la villa di Canale. Scusi, può ripetere? Stemma la villa di Canale. Ma lo sai, dopo mi aiuti a mettere i sottotitoli. Gente mi sa che ne abbiamo bisogno, qua sono i milanesi. Tre sono i potenti. O Papa,
un re. E chi non dà niente? No, amore, volevo fare. Ha rovinato il momento, Marco. Sorry, mi dispiace. Saluta il vlog. Santa Lucia, roba rubata. No, questa non la so. Santa Lucia, roba rubata. Che faccio? Ha perso l'occhio, che fa? No. E io non da lei, ragazzi. Santa Lucia, roba rubata, facendo ti porti in fila. Nel senso che prima ti vengono a rubare, poi metti l'allarme. È una metafora, no? Aspetti prima che succede roba. E poi vuoi. Oh, ma sono tutti belli! Tutti hanno significati profondi. Scriviamo un libro. Ayat, vedi, press! Ragazzi, qua ci stiamo abbronzando. Tu sì, guarda, noi possiamo stare tipo qui. No, pure l'amico Fritz. Sì, dai. Queste cose, amore mio? Perché ho fatto un corso di formazione per inventarti le cose adeguato anche questo. Hai fatto tutto? Vabbè, fa niente. Noi ora qua che cosa faremo? Giro, aperitivo, poi ceneremo e ci vediamo domani. Sì. No, voglio riuscire a inquadrare di qua prima che muoio.
Buongiorno dal terzo giorno. Mi si è bloccato il fidanzato. Siamo in diretta? Siamo in diretta. Good morning, people, web people. Siamo nel famoso centro storico di Canusa. L'abbiamo detto anche ieri. Davanti a delizie finite della zona c'era un biscotto con marmellata di fica. Credo che era fico. Di fico. Di fico. Eccezionale. Un po' di frutta fresca, in sottofondo ci sono i dialoghi di persone del luogo, gli autoctoni, le persone che abbiamo incontrato, noi sono sempre esseri umani, però di un lato, dall'altra parte dell'Italia, un lato dell'Italia diversa. Simpatici, accoglienti, vinicoli. E ieri siamo stati a Trani, era stupenda perché c'era la cattedrale sul mare, il castello e tutta la movida sul porto. Sì, abbiamo fatto una serata con gli autoctoni. Una serata immersi nelle tradizioni del posto. Abbiamo mangiato benissimo ieri. Assolutamente. Non ho potuto filmare perché ovviamente mi sono dimenticato la batteria. Ci sono le foto però nell'info box, oltre il mio numero di telefono. Ehi! No, per consulenze. Ma che ti vuoi consulenzare? Per consulenze metto anche le foto del viaggio. Non è vero, non te le faccio mettere. Io faccio consulente. Consulente cioè che orienta le persone, sia nella vita personale, sia nel poter fare un viaggio, come lo devono fare, quali sono le loro esigenze, i loro bisogni. Vabbè, si sta vendendo il mio fidanzato stamattina. Che dire di ieri sera che abbiamo staccato prima la fotocamerina. Sì, è morta la fotocamerina. Oggi andiamo a vedere il famoso ponte romano. Che è ancora calpestabile, cioè si può passare da una parte all'altra costruendo di quella. Incredibile cosa hanno fatto questi romani. Sti romani. E poi romano voleva, ho capito, nel 2021. Sì. Che romano vuol dire tutto e nulla, che romano era un po' tutto, cioè non era solo quelli che stavano vicino a Roma, una sciocchezza questa. No. L'impero romano era diciamo, molto eterogeneo come subculture. Sì, cioè nel senso che romano era un'identità politica, era romano anche chi non era nato a Roma. Ma era solo un fatto militare. Cioè, religioso, culturale, però... Sì, era una cittadinanza. Nell'impero romano, anche prima. Come dal comune a prendere una residenza. Praticamente. I cittadini dell'impero erano romani, però. Perché c'erano gli schiavi, ma quelli poveri non li consideravano. Poi c'erano quelli delle province che non erano considerati effettivamente romani. C'erano sempre le leggi romane. Ah, devono rispettare le leggi romane. Un uomo poteva avere più mogli? No. No. Però l'amante era tollerata. E la moglie poteva divorziare. Se era una persona ricca, si prendeva i soldi che aveva preso dal papi. L'eredità. E se ne iva. Vabbè, io sto tranquillo. Vorresti dire che non c'ho soldi. Sei ricca d'animo, amore. Hai animo da vendere. Sto povera. Stamattina è una giornata strana, senza sole. Com'è? Mamma mia, meno male. Come e il chi ci ha mandato questa nuvola? È come il nostro spirito, molto lento oggi. Oggi è lento, io sono sempre lento. Lavorare con lentezza, vivere con lentezza. Pagare con lentezza. Mi sto uccidendo il braccio, come fanno quelle youtuber professional a stare col braccio così? Sono allenate. Con l'asta oppure fanno fitness? Secondo me sono allenatissime. Come fanno ad avere tutti quei muscoli? Aspetta che cambio braccio. Aspetta, facciamo l'inquadratura figa. L'inquadratura scenografica. Chissà com'è venuta.
vabbè, abbiamo fatto colazione. Oggi ci siamo svegliati praticamente oltre l'orario della colazione, ma fortunatamente ci hanno fatto fare colazione. Sono serviti lo stesso. Ormai qua sono tutti gentili. E io sono ancora senza trucchi. Anch'io. Ma perché ti trucchi, amore? Sì. Ok. Metto il sottotono. Cos'è il sottotono? Quella cosa che il si fondo mette... tinta forse. Il sottotono, non l'avevo mai sentito. Il sottotonalità della pelle non deve essere al quadrato della tonalità della base. Ok, ci andiamo a preparare e vediamo di sentire i nostri amici se vogliono. Se vogliono unirsi al tour. A fare avanti e dietro sul ponte greco romano. Romano. Se vogliono fare avanti e dietro sul ponte. Io andrei a fare un giro a cavallo stamattina. Io sono allergico ai cavalli. Ah, ok. L'allergia al cavallo l'ha aumentata lei. No, sono andata, te l'ho raccontato. No, mi sì, hai visto sì. Con le bollicine. Per lavoro sono andata a seguire un bambino a cavallo. Ho accarezzato il cavallo, bellissimo, un animale stupendo. Avevo tutto in braccio pieno di bollicine. Ma chissà cosa c'aveva addosso braccio. Il cavallo, perché quello non è sempre pulitissimo. Una cosa che so è che mi ha dato fastidio per un bel po'. Sì. Ok, io stacco perché il mio braccio non regge più. Ci vediamo dopo sul ponte. A dopo. Cosa stai facendo tu con quel ditino vicino alla fotocamera? Si vede. Amore, addirittura sta... Siete così? Le gambe! Riprendiamo questo momento storico. Io cammino e tu inquadri. Amici, fratelli. Spettatori. Ecco la famosa youtuber Pimeghi 1984 che percorre la via Francigena, salutando Francigena. Che si dice Francigena? Francigena? Boh. Boh, no. la prima cazzata del video. Camminate, ragazzi. Allora, io devo far vedere che stai sotto una vedetta e se non ti comporti bene ti spara la peretta. Beh, io cammino. No, praticamente c'era una ragazza che lavorava con me al call center. Allora parla sempre su call center. Sono traumatizzato. Okay. Lui è laureato in beni archeologo. Che mi fa? In Italia non riusciva a lavorare, se ne andò in Inghilterra e che veramente non c'hanno la merda. Fanno sempre ricerca, scavi. È al contratto a tempo indeterminato. No, vabbè, schifo. Infatti... essendo private hanno più fondi e quindi possono permettersi certe cose. Amore, invece di fare politica, spiega la storia. Io dico allora, che fare politica non avevo fa. Però fa quando il tempo libero. Sì, io sono una politichese nel tempo libero. Passeggiando sulla storia, come diceva la nostra amica prima, questo è un ponte romano del primo quarto secolo.
secolo dopo Cristo, che si snoda sulla famosa via Traiana, quindi del nostro imperatore Traiano. E quindi? È un tipico ponte a schiena di asino. Cosa significa? Azzo. Io ne sono una più. È poggiato sulla schiena. L'asino, come è fatta la schiena dell'asino che porta il peso? È così. È a punta. Lo sapevo. Dobbiamo comprare un asino e dobbiamo vedere come questa punta. Devo chiedere al mio commercialista che lo sa tutte le cose. Proprio scorretto. Primo secolo, quarto secolo, e poi ti sei fermato. Ecco Barcellona nella sua bellezza, passeggiare la via Franchigia, moda mare positano. Oggi ho fatto le scarpe sbagliate, amore. Il museo archeologico che volevo vedere giusto oggi si chiude alle 2. Ma allora, questo miracolo, ma andiamo domani mattina prima di partire per Bari. Ah, sì, sì, infatti. Che gioia. E quindi qua chi ci passava? Non ho capito. Era uno snodo di commercio di militari, passavano i militari per controllare il territorio, c'era uno snodo di commercio, quindi i popoli romani che commerciavano con i popoli autoctoni. Diciamo che le strade romane in quel periodo storico erano come l'internet di oggi, dove ci si incontrava, ci collegamenti. Si scambiava, ci si comunicava, era un collegamento. Mamma, mi ho freddo in cuore. Vabbè, non ne so più, ho finito il modo faccio. È abitata addirittura già dal Neolitico, da 6000 a.C. Certo, in antico le città più importanti cosa fanno? Si danno natali illustri con personaggi mitologici, Canusa scelse Diomede. Dopo la famosa battaglia di Troia, stando alla leggenda, Diomede fonda Canusa impiantatoci sei talee del vitigno autoctono che poteva origine al nostro Canusa, un nemico di Troia. Troia non è in provincia di Foggia, l'antica Ilium, c'è un po' di confusione perché la stessa regione stava dando il doc nero di Troia pensando Troia in provincia di Foggia, ci ha fatto un po' arrabbiare su questo. Noi abbiamo un attimino un po' tutelato gli interessi locali spiegando che in realtà sino al 1800 si chiamava Vitigno di Canosa, nel 1800 che è il secolo del neoclassicismo si chiamava Nero di Troia, Troia appunto l'antica Ilium. Tornando un po' ai cenni storici, in realtà Canusa abitata già dal Neolitico, però le testimonianze più importanti ci iniziano a lasciare chi? I Dani. Canusa, prima ancora di essere l'antico capoluogo di Puglia, è una ricca e potente città della Daunia. Oggi quando sentiamo dire Foggia capoluogo Daunia, non è proprio così, delle volte la storia di chi la scrive. In realtà adesso continuano a litigare con gli amici foggiani, ci sono magari altri. È la città più importante al nord, Canusa, ma su, così non ci vediamo. Una pazza, una pazza. In realtà le tombe di Canusa che vedremo raccontano un antico splendore favorito certamente da cosa? Dall'Ofanto, il nostro fiume. L'acqua è vita, certamente, però l'Ofanto era navigabile in passato, quindi Canusa aveva l'emporio fluviale e soprattutto quello marittimo, perché Barletta nasce come porto di Canusa sul mare. Quindi le navi di una barletta si scarica la merce e si risale l'Ofanto con corrente, ovviamente con delle imbarcazioni a fondo piatto. Grazie ai principi d'Aunica, Canusa quindi diventa un attivissimo centro commerciale, qua si commercializzavano prodotti della terra, lana e ceramica, tantissima ceramica esposta non solo a Canusa ma a Nima Giuse del mondo, e per non dire che in molte case di privati cittadini, però questo è un altro discorso. In realtà Canusa, sotto la guida dei principi, si allia a Roma, ne